Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saint Row the Third. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa missione che abbiamo ucciso Killbane, però questo è costato la vita ai nostri compagni. I nostri compagni che, beh, sarà anche chiaro, non torneranno. E come potete vedere, anche l'ambientazione ora è cambiata. La statua è stata fatta saltare in aria e non è più al suo posto, ma in mare. Oggi andremo a fare il film della Stag, o per meglio dire, chiuderemo questo capitolo. Pierce, how's the... Well, hey there, boss. Started drinking early, did you? That's what you do with these things. So everything's all set. We're at the Broken Shillelagh right now. Putting on the finishing touches. I'll head over soon then. See you when I see you, boss. Ci vediamo quando ci vediamo. Me? Oh, I'm fine. Promise. Stanno cercando di esorcizzare un po' tutto quello che è successo, festeggiandosi sopra. Sostanzialmente è stato sempre il modo in cui Pierce, come posso dirlo, esorcizzava queste cose negative, come quando è morto Johnny. E beh, ora è morta Shondi e Viola, quindi bisogna festeggiare. Ma c'è uno dei Decker lì. Cos'è, si è convertito? Kinsey e Shondi ormai. We've lost a lot of friends getting to where we are, and that's never easy. But at least we know that wherever Gat is, he's got friends stanno ad esorcire a San Pietro. Ma porca miseria, sto controller del culo, ma dai, rovini sempre i momenti più importanti. Mettiamolo giù. Per Shondi and Gat. Peccato che i festeggiamenti durino poco. Che cacchio è quel coso? Oh maronna, ero Carmine! Altro che una portaerei. Questa è un aereo portaerei. È l'arma di distruzione definitiva. Guarda quanti proiettili, sta distruggendo una città intera. Well, if they blow up every building, we're bound to be in one of them. Fuck that. We're breaking their little toy. Un'altra volta, tra l'altro. Boss, you better find a helicopter. Taking that thing out is all on you. Va bene, troveremo un elicottero. Sperando che l'elicottero sia al... come si chiama? All'aeroporto o a casa almeno. I'm trying to get people to shelter, but it's chaos down here. Eh beh, ma lo immagino, Oleg. Madonna, le esplosioni. Ok. Brava. Io intanto cercherò la via più diretta, ovvero entrarci. I hope you have a plan. We're losing people down here. Eh beh, ma lo immagino, eh. Tutto questo è stato scaturito dal voler uccidere Killbane. Se non fosse successo, nulla di tutto ciò sarebbe avvenuto. Fatemi passare, forza. Abbiamo due elicotteri, tra l'altro. Io prenderei direttamente anche l'aereo, nel senso, ce l'abbiamo, perché non usarlo? Però mi danno solo l'elicottero, usiamo solo l'elicottero. Che devo dirvi? A 1200 metri da qua, va bene. Dobbiamo passare in mezzo ai palazzi, perché se ci arriva un colpo di mortaio, una bomba, è finita. Sempre più vicini. Ormai ci siamo, siamo vicini alla zona di tiro. Merda, ancora più in alto. In realtà basta anche solo sparare con il... come si chiama? Con il mitra. Ecco fatto.
Ora dove devo andare? Merda. Ok. Ho fatto esplodere un po' dei loro giocattolini. Tiriamo giù anche qualche altro aereo, qualche altra macchinina, già che siamo qua. Qua mi sparano. Mi sparano forte. Ok, scendiamo. Ecco fatto. In questa direzione. Dai. Ce la possiamo fare, anche evitando i colpi. Con calma. Che arma usiamo? Il fucile... Ah, merda. Il fucile a pompa direi che va benissimo. Qua ormai siamo in territorio puramente nemico. Non ci possiamo permettere il lusso di prendercela comoda, anche se in realtà siamo protetti dalla qualsiasi, Però, giusto per fare gameplay, giusto per fare storia, dobbiamo comunque mantenere una certa lore, si può dire. Ok, piazziamo una bombicella. Direi che qua va benissimo. Devo piazzarne un'altra dall'altro lato. Benissimo. Ecco questa scudata, stronzo. Tranquilli, ci penso io. Tanto ormai sono armato di scudo e pistola. Nessuno può fermarmi. Neanche un altro con lo scudo, visto che io trapasso i proiettili. Vabbè, ascolta, lasciamo giusto sto coso. Facciamo esplodere anche quest'altro carro armazzo. Beccati sta Molotov, stronzo. Ma chi è? Lo sapevo che quello con lo scudo sarebbe tornato. Ok. Altra bombicella. Occhio alle bombe che le fate esplodere, stronzi. E ora dall'altra parte, salendo su questo veicolo, giustamente. Ti rubo un giocattolino, Cyrus. Spero che non ti dispiaccia. That is the most beautiful sight I've ever laid eyes on. Your tax dollars at work. God bless America. God bless America, e c'è scritto Dio benedica Cyrus. Kinsey, I love you. Kinsey, I love you. Ok, scendiamo prima che me lo facciano esplodere e poi non ho più come tornare indietro. Nothing to. Tanto morire di salviatelo. Dove sei? Cosa rotoli? Che non c'è nulla da rotolare. Ok. Mettiamo giù un altro dispositivo esplosivo. E infine. Merda, forse non dovevo buttarmi di sotto. Forse dovevo buttarmi di sotto con il coso lì prima. Ok. Altra bomba piazzata. You sure you wanna do this, Cyrus? Dove sei, Cyrus? Eccolo lì. Bello il tuo vlot nero, You mental. That was that crazy lackey of yours. Quella pazza lecca culo. Perché non viene ad affrontarmi da uomo invece che stare sul tuo giocattolino, eh? Ma che centimo di cazzo. Questo sarebbe un ottimo combattimento o aereo o terreno, in realtà. Oh, ma guarda.
un minigun. Vabbè, sta già crollando tutto e non è ancora successo nulla. Cyrus, dove stai andando? Looks like the fireworks have started. I'm detecting system failures all over that ship. Tell me you're getting out of there. Not until the job's done. Giustamente, scusatemi se sono un attimo in silenzio. Madonna, Cyrus. Dovrai scendere, prima o poi. All personnel near escape craft. Bastardo. Dove ti nascondi ogni cacchio di volta? Adesso vi... Morite tutti. Guarda, Cyrus lo combatto con il minigun volentieri, ma voi vi faccio saltare. Dai, Cyrus, vieni qua, smetti di scappare. Ciru, smetti di scappare. Ecco fatto. Signor Cyrus, addio. Nice landing, Cyrus. Ottimo atterraggio, Cyrus. Dov'è? Dov'è? Arrivo. Riuscirò a fuggire? In realtà potevo anche buttarmi di sotto con un paracaduto, con un paracaduto, tra l'altro. E via verso nuove avventure. Cyrus, alla tua. Addio da Edalus. Sei durato niente, sostanzialmente. Kinsey, round up every saint we can find. We're going on a field trip. Even in a place that is no stranger to violence, today's assault on the city stands as the blackest time in Steelport's sordid history. While the government has yet to comment on the attack, we have a report. No one runs, no one gets shot, understand? Simos. Tieni questa. Kinsey, you in the booth? All set. Ti metto un po' di... basta, un po' di qua, grazie. Stai bello, bravo, bravo. I got a message from Monarchy Hughes and her stooges. Dear bitch, your bitch. Steelport is under new management and we don't answer to you. This is foreign soil now. Come at my city again and you'll go home in a fucking box. Back to you. Back to you. Not bad. You could be a weatherman or some shit. Grazie. I may have laid it on a little thick. You did just create a city-state. Huh, good point. That reminds me, this place is gonna need a new mayor. How you feel about public office? It's a horrible idea. Ci sto. I'm in. Hey. Then let's get to work. Beh, abbiamo finito il gioco, signori. E avrei voluto mostrarvi i titoli di coda, ma c'è la canzone, giustamente. Film Stag completata. Rispetto ormai lasciamo perdere. Amico Get Zombie Brains. Completo bambola gonfiabile. Completo cesso. Completo corazza Stag. Vlot di Cyrus, questo è carino. E basta. Questi sono tutti i premi che abbiamo ottenuto facendo questo finale. Esatto, come avrete capito, ci sono due finali e, come dice questo messaggio, complimenti, puoi rigiocare l'ultima missione. Se noi ora non giocassimo, appunto, quest'ultima missione,
a parte che rimarrebbe lì, noi non potremmo più chiamare Shondi, non potremmo più chiamare Viola, e beh, tutto qua sostanzialmente. Ma, nella prossima puntata, torneremo indietro nel tempo e lasceremo scappare Kilbane e uccideremo invece quella puttana leccaculo di Cyrus. Quindi, signori, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!